Questa sera l'intervista doppia di Irid è dedicata a Lyudmila Radchenko. Benvenuta Lyudmila, una modella giovanissima, russa, molto bella, e ti abbiamo visto e conosciuto attraverso tanti programmi televisivi che tu hai fatto. Ti sei fatta anche un reality, non facile la talpa. Un po' di tutto ho fatto, buonasera a tutti. Però invece vorrei conoscerti di più anche come persona questa sera, approfittare del fatto che siamo qui per fare due chiacchiere, e ho scoperto per esempio che tu sei anche una pittrice. Ma diciamo che ho impostato questa strada solo quest'anno. È stata l'idea del mio nonno, che da piccola mi ha trasmesso l'amore per l'arte e mi ha portato in varie scuole artistiche. E lui da un po' di anni mi dice: ma perché tu non sfrutti questa tua capacità e non fai vedere alla gente che sei capace di fare qualcosa? E io dicevo: ma no, veramente, figurati. Alla fine mi sono impuntata con questa idea di fare, di organizzare le mie mostre, dei miei quadri, che alla fine ho fatto tre collezioni dei quadri, una di quali è stata già venduta, l'altra collezione ha anche avuto un grande successo. Mi è rimasto poco, però adesso la collezione che ho inventato, diciamo durante l'estate, che ho lavorato tutta l'estate su questo progetto, la tengo un po' in stand-by, perché c'è un progetto molto particolare che avrà un cammino, speriamo, abbastanza tipo, importante. Quindi insomma stai cambiando anche il modo di concepirti, di vederti, insomma, finché uno fa la modella, fa delle presenze in spettacoli di varietà, oggi c'è, domani può smettere, può fare una... Adesso cominci a progettare, diventi grande. Ma perché, anche se hai detto che sono giovanissima, a novembre compio 30 anni. Ah, però. Certo, e quindi in questa età, che è bellissima per una donna, già cominci a focalizzarti sulle idee, cosa vorresti fare da grande e come vorresti che magari ti vedranno i tuoi figli. Di quale pensi? Sto sognando. Ci diciamo, pensi ai figli? Sì, molto. Penso tanto anche perché... E quando sono venuta in Italia mi sono concessa a esplorare, diciamo, tutto ciò che poi si è creato intorno a me, che ha creato la mia indipendenza, di quale vado veramente fiera e ne capisco, adesso sto cogliendo veramente i vantaggi. E tu hai una famiglia numerosa? No, ho una sorella che è più piccola di me di un anno, ma ha già due figlie, quindi mi ha già sfornato due nipotini. Quindi senti la competizione con tua sorella? Certo, certo. Mia mamma che dice: ah, e quando ti metterai a posto la tua testa? Io dico: mamma, ma scusa, a 30 anni, se contiamo le cose che ho fatto, chi ha fatto di voi tutte queste cose? Anche se sono d'accordo che comunque ognuno sceglie la sua strada. A qualcuno viene voglia di diventare mamma subito e diventare anche una brava moglie, a qualcuno viene di girovagabondare il mondo, come dico io, e esplorare, perché sono molto sono molto avventuriera di carattere, mi piace scoprire le cose, mi piace viaggiare. E mi piace anche provarmi in varie situazioni, sfida. Questo ti ha aiutato o no nei rapporti con gli altri? Questa è una bella domanda. Ne sono curiosa. Penso che mi ha aiutato tantissimo, perché
le persone che adesso mi trovo intorno mi adorano per quello che sono e per le mie pazzie e per le mie particolarità, perché almeno una cosa la so di sicuro, che sono una persona originale. E quindi cerco sempre di trasmettere questa pazzia agli altri. Un po' di sana pazzia. Sì, perché la vita è talmente imprevedibile che ti può capitare di tutto. E non so perché a me capitano sempre le cose incredibili. Tipo? Tipo, l'altro giorno sono caduta in bicicletta andando nel parco perché ho voluto sabato mattina andare in giro in bicicletta e magari esagerare un po'. Io sono sempre che strafaccio e questo è il mio difetto. Scommetto che qualche fidanzato se l'avrà rimproverato, sei la solita. Uff, tantissimo. Io infatti ho avuto sempre riscontri con gli uomini. Ma perché non mi volete accettare così come sono? Così come sono, un po' strana, un po' pazza, perché io so che quando mi guardo da lontano dico, oddio, questo sono io, non è possibile. Ma dall'altra parte sono così, non posso cambiare. E se mi cambiano mi tagliano gli ali. Certamente, ma tu eri così anche da piccola? O c'è stato qualcosa che ti ha liberato? Sì. Da piccola mi chiamavano Pippi Calze Lunghe. Ah beh, allora siamo partiti. Quindi, bene. Quindi ho definito, diciamo. Sei riuscita a salvaguardare quel pezzo d'infanzia anche da grande, ti piace giocare. Poi io sono rimasta un po' sorpresa perché ho visto questo speciale Maxime, nel quale, sì, forse non dovevamo dirlo perché pubblicità, ma va bene lo stesso, comunque, nel quale tu hai messo queste foto, di cui credo stiamo vedendo anche delle immagini di backstage. Sono un po' foto e un po' dipinti, no? Dedicati ad alcune grandi donne della storia. Adesso non so, penso Caterina di Russia, per dire, che per te vuol dire qualcosa, suppongo. Una grande donna, una grande sovrana. Il progetto è nato che ho voluto fare la ricerca di 12 donne che sono entrate nella storia mondiale per diversi aspetti, che rappresentano diversi paesi e diverse epoche. Quindi si è creato un albero dei personaggi con personalità spiccata e con una grande femminilità che ho cercato di tirare fuori immedesimandomi, diciamo. Alcuni sono molto impegnative, tutte per la verità sono molto impegnative. Adesso dai Vita Perona a Frida Kahlo, per dire un artista, beh, per Frida Kahlo un'attrice. Non ho capito tanto bene questa Paris Hilton finale, francamente. Ecco, questa è la domanda che mi fanno ultimamente spesso. E perché? Ho scelto lei, anche se nella mia idea era scegliere Madonna, perché per brava, me è veramente me la sarei un mito. Di più, infatti. Ma ho definito il percorso dei personaggi con lei perché purtroppo lei rappresenta la nostra epoca quando esce fuori un personaggio che fa tanto ma non è capace di fare niente. In questo senso lì. E fa il rumore perché è stata diseredata. Il discorso ha fatto un po' di scandalo. Su Madonna invece sarebbe stato anche interessante perché tutti i personaggi che tu hai scelto, di là magari qualcuno mi imbarazza un attimo perché Giovanna d'Arco col sedere di fuori, mi permetti, sì, che lo so. La trovo un po' così, però sono comunque figure che hanno significato molto, perdurano nella storia, nell'immaginario, anche quelle più recenti, Mata Hari appunto, Evita però Paris Hilton è proprio una cosetta, mentre Madonna buttata lì, ma a te sarebbe piaciuto cantare? Sì, tantissimo, ma sarò sincera che ho una voce normalissima, ho anche provato, ma io credo che una persona non deve insistere sulle cose che non si sente sue. Io mi sento molto nel recitare, nel dipingere. Questo mi piace e guardandomi da lontano posso apprezzarmi in qualche modo. Che cos'è la trasgressione per te? La trasgressione, proprio questo progetto è la mia trasgressione, io lo chiamo così. È trasgressione che ha la possibilità di esprimerti al massimo della tua eccitazione. Può essere libertà? Sì, al massimo della tua libertà. Senza superare il limite, senza che lo diventa volgare. Mm-hmm.
Quindi trasgredire, si può trasgredire in amore, si può trasgredire nel sesso, si può trasgredire nei modi di pensare, di parlare. Trasgredire, uscire dai propri limiti e raggiungere il massimo di ciò che avresti desiderato nella tua testa. Mm-hmm. E questo pensi di riuscire a insegnarlo ai tuoi figli? Certo che te lo chiedo, perché è una cosa alla quale bisogna pensare con anticipo. Tu hai detto che ai figli ci pensi. E tante volte noi pensiamo ai figli come personcine alle quali bisogna insegnare a obbedire, ma bisogna anche insegnargli a crescere. Allora, io considero che la perfezione non esiste. Certo. E non è neanche interessante di essere perfetti. Quindi, anche se i miei figli hanno voglia di fare qualcosa di strano, qualcosa di particolare, basta che ci sia una giustificazione nella loro testa. Quindi è giusto che i bambini si sporcano. Anche perché i tuoi figli ti somiglieranno, avranno un certo. po' questo spirito ribelle, no? Ti pare? Io non voglio neanche pensare una mamma pazza come me. Però io sono sicura che lo sport, perché a me piace buttarmi dal ponte, bungee jumping, la moto, guidare la macchina, fare snowboard, sci d'acqua, tutto e di più, io cercherò di trasmettere tutta la passione che c'è in me ai miei figli, che non siano le persone banali. Questo penso che difficilmente verranno. Questo è il mio obiettivo. A parte che poi sai, le sorprese ci sono perché loro crescono e vogliono prendere le distanze e trovarsi in un ruolo, quindi uno dei due fa il contabile, di sicuro. No, si troveranno agli antipodi. Oddio, della tua passione. Non so, unica mia paura è che sono un po' prepotente di carattere, quindi mi viene naturale a comandare anche gli uomini, purtroppo. Io vorrei tanto trovare un uomo che comanda a me e invece non ti riesce. E che mi mette proprio in riga, così io sono sicura che sarò brava. Uomo autoritario cerca, sì. Sì, esatto, esatto. Dai, cosa vedi nel tuo futuro? Adesso, così, diciamo il prossimo anno. Prossimo anno vorrei dedicarmi molto ai quadri, perché è una cosa che non me la sarei mai aspettata, di avere così tante richieste, complimenti, perché alla fine è stata una prova per me, mi sono messa in gioco. E l'ultimo vernissage che ho fatto a Milano è andato molto bene, su Facebook, su MySpace, mi arrivano tantissimi complimenti, email, le richieste, i critici. E allora adesso mi trovo in una situazione quando mi sto perdendo tra tutte le richieste, quando sono ancora ignorante in materia. Però vorrei studiare tanto su questo aspetto dell'arte. E allora noi ti facciamo gli auguri, guarda, sono contenta che sei venuta anche qui a raccontare di questa tua nuova passione, perché è molto bello essere una donna molto osservata, ma è tanto bello anche seminare per il proprio futuro. Esatto, auguri, di davvero auguri. Procreare e avere i progetti. Anche questo programma lo puoi rivedere quando e dove vuoi su Odeon Web, la web